Ciao a tutti, sono Adie, vengo da Venezuela e oggi preparerò una torta a tre latte. Benvenuti alla cucina del vicino. Per fare questa torta servono farina, uova, zucchero, limone, lievito, vaniglia e latte. Per la salsa servono la panna, il latte evaporato e il latte condensato. Per la decorazione servono zucchero velato, crema chantilly e la cannella. Per iniziare a fare questa torta dobbiamo separare il rosso dal bianco. Troppo importante o è importantissimo che il rosso non venga per niente qui al bianco, perché dopo sube. Mettiamo il zucchero al bianco e a parte un po' anche al rosso e andiamo a montarlo. Dopo di montare l'albumina, così a punto di neve, lo lasciamo a parte e sbattiamo a mano o anche con il battitore elettrico, non c'è nessun problema, per farlo aereare un po'. E con un po' di zucchero si mette e si sbatte fino a che si torna così più bianco. Dopo di battere il rosso diventa così un po' più chiaro e lo mescliamo con la buccia del limone, la vaniglia e il latte. E dopo andiamo a mettere tutto insieme, il rosso con il bianco. Da poco la planetaria. Poi setacciamo la farina e il lievito. Questo è un passo veramente importante perché li mette più aere. Mescoliamo dal basso verso l'alto. Mettiamo nelle stampo per torte un pezzo di foglio di carta di forno. Non usiamo mai nessun olio né niente, solo questo perché vogliamo che la massa del pane di Spagna cresca. Livelliamo un po' e al forno a 180 gradi per più o meno 40 minuti, dipende dal forno. Adesso faremo la salsa che bagnerà la torta. Mescleremo la panna, il latte evaporato, latte condensato e un po' di vaniglia. E dopo che si mescla bene, lo lasciamo sul frigo. Dopo che la torta è uscita dal forno, dobbiamo toglierle la carta di forno. Quindi facciamo così. E dopo si mette un'altra volta e dopo con un stecchino si fanno gli uochi. Questo si fa per fare entrare il latte. Adesso versiamo la salsa tre latte. E lasciamo riposare al frigo tutta la notte.
faremo la crema chantilly. Raggiungeremo la crema con il zucchero al pelo. Abbiamo la planetaria. Mettiamo la crema chantilly in il sac à poche per fare la decorazione di questa torta. Dopo di lasciare la torta tutta la notte in riposo, facciamo la decorazione. Adesso spolveriamo un po' di cannella e la torta è pronta. E poi l'assaggiamo. Buonissima! Provate di farla a casa e fateci sapere come è venuta.